Sì, abbastanza, me la cavo, però c'è sempre bisogno di imparare cose nuove, di avere sempre nuove informazioni. No, non li so usare. Mi dispiace, non lo so usare perché non ce l'ho, c'è la mia figliola. I centri PAS si costituiscono come rete fisica a supporto di un servizio informativo svolto dalle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori. Sono associazioni del territorio della nostra provincia, non soltanto quelle del comune di Massa. Sigleremo appunto un protocollo d'intesa che prevederà che cosa? Due punti essenziali: il fatto che le associazioni di tutela dei consumatori mettano a disposizione il loro materiale presso i punti PAS, che ricordo sono in via Fantoni, vicino al Viale Roma, all'ufficio del giudice di pace in quei paraggi, e in via Formentini a Romagnano, e quindi metteranno a disposizione lì la loro documentazione, come dire, in cartaceo. E poi organizzeremo e pubblicizzeremo noi come comune anche delle iniziative dedicate alla informazione e alla formazione su temi specifici. Il computer e i servizi online rappresentano ancora per molti un ostacolo. La marea di informazioni presenti in rete confonde il cittadino che si trova sommerso nella giungla di proposte commerciali e non solo presenti in internet. Alla luce di queste problematiche, il Comune e le associazioni dei consumatori hanno firmato un protocollo d'intesa che promuove l'uso del PC presso i punti di accesso assistito ai servizi online, dove sarà a disposizione anche del personale che spiegherà alla cittadinanza come meglio utilizzare le nuove tecnologie informatiche.